Allora, ciao a tutti. Oggi volevo parlare di un argomento un po' particolare che magari è diventato un po' desueto ultimamente, e cioè della metrica. Che cosa si intende con questa parola? Ebbè, la parola metrica deriva dal greco metron, che significa misura, no? E il latino era tradotto con numerus, cioè il numero. E che cosa si intende? Quando noi parliamo, praticamente, la metrica misura le il nostro eloquio in qualche modo, e cioè misura il parlato per dargli e gli dà delle regole per renderlo regolare, ritmico e anche piacevole da sentire, diciamo, solitamente l'intento è quello. E dunque, come un'altra parola molto importante da conoscere riguardo a questo ambito è la prosodia. Anche questa è una parola che deriva dal greco prosode, che significa per il canto, ode vuol dire canto, come ode in italiano, e in latino il calco di questa parola è accentus, infatti ad cantus, ad centus, che appunto è l'accento che poi in italiano sta a significare l'accento delle parole, che appunto è un carattere prosodico l'accento, perché cos'è la prosodia? È proprio, possiamo chiamarla addirittura una scienza che va a studiare proprio queste leggi del nostro parlare. Per esempio, va a studiare gli accenti, va a studiare la lunghezza delle sillabe, va a studiare la lunghezza dei versi, le cesure, eccetera. Ebbene, tutto questo si potrebbe dire che si inserisce in un ambito più vasto, che è l'ambito della fonetica, della fonologia, che è proprio a studiare il suono che noi mettiamo, anche attraverso il nostro apparato, come si dice, fonatorio, cioè la bocca, la lingua, le labbra, eccetera. Vabbè, comunque, come parte questa nostra storia? Parte sicuramente con noi la facciamo partire, magari è partita prima, però oggi partirà dall'epoca dei Greci e dei Romani, cioè le due lingue come sono state chiamate durante la storia, perché sono sempre state studiate le due lingue, ma già in antica Roma si parlava delle due lingue, cioè il latino e il greco. Queste due lingue, per quanto riguarda la metrica e la poesia, non funzionavano come oggi funziona la nostra poesia, ma erano molto particolari, in quanto avevano un modo di misurare la poesia che possiamo chiamare quantitativo, nel senso che loro dividevano la poesia innanzitutto in versi, in greco stichos, da cui l'italiano emistichio, che vuol dire mezzo verso, eccetera, lo stichio, diciamo. E poi il latino invece versus, che appunto è il verso un po' dell'uomo, la poesia. E poi questo verso si divideva in diversi tipi. Uno dei più famosi dell'epoca antica era l'esametro. E andiamo a prendere questo esempio dell'esametro per capire come funzionava un po' questa metrica. L'esametro è una parola anche questa greca, da ex metron, cioè 6 metri. Allora, che cosa si intende per 6 metri? Perché, come stavo dicendo, si misurava in quantità e si misurava in piedi. In piedi. Il piede che cos'è? Il piede era un insieme di lunghezze. Per esempio, l'esametro è formato da 6 metri, quindi 6 piedi. 6 piedi di che tipo? Si chiama esametro dattilico, quindi 6 piedi dattili. Il dattilo, anche questa è una parola greca che significa dito. E perché si chiama dattilico? Perché il dito è formato da 3 falangi, no? E come le tre falangi del dito, così il piede dattilico, che è uno dei piedi che compone l'esametro, è formato da tre quantità, una lunga e due brevi. Quindi l'esametro è formato da una sillaba lunga e da due sillabe brevi, ripetuto per 6 volte questo. E quindi ecco che andavano a misurare la poesia proprio con queste quantità, e si andava a creare un effetto ritmico. E per esempio, pensiamo ai versi più famosi che ci possono venire in mente, come l'Eneide, Arma virumque cano, Troia e qui primus aboris. Anche questo è formato appunto da 6 dattili, e appunto questo. Poi non è finita qua, perché la poesia romana, oltre a questi dattili, aveva l'ictus. Ictus, questo cosa significa? Il colpo, da ictus, vabbè, vuol dire colpo. Era praticamente, perché cosa succedeva? Ogni piede aveva un arsi e una tesi. Che cosa significa? La tesi, dal greco tizemi, che vuol dire appoggiare,
era quando si appoggiava al piede, adesso capiamo perché si chiamava piede, era quando si appoggiava al piede, quindi tesi, e l'arsi da ireo quando si solleva. Quindi aveva un arsi e una tesi. Ovviamente, allora, poi durante, nei manuali scolastici così, si è definita l'arsi come il tempo forte e la tesi come il tempo debole. Io però ribalto questa definizione perché secondo me la tesi è il tempo forte e l'arsi è il tempo debole, perché come funziona? Quando si faceva la tesi, cioè si batteva il piede, e questo era il momento della tesi, il tempo più forte, perché si batte il piede e poi se lo si alzava. Ecco perché si chiama piede, dobbiamo pensare tipo l'esametro dattilico come 6 battute di piedi, capito? 6 volte veniva fuori il verso, perché in antichità si misurava proprio il verso battendo il piede, proprio per misurarlo, per dargli anche un ordine che poi si potesse ricordare, un ritmo, cioè non erano parole casuali legate insieme, era proprio un linguaggio quasi musicato, recitato, e dobbiamo immaginarcelo in questo modo. E quindi ecco che l'esametro dattilico aveva questi 6 piedi e questi 6 tesi, quindi dove si batteva il piede, e ad ogni tesi, che ricordiamo è quando si appoggia al piede, corrisponde un ictus. Cioè al tempo forte dell'esametro corrisponde l'ictus, e l'ictus è proprio il colpo, cioè il tempo forte. Per esempio arma virunque, e vedete arma ha l'ictus sopra perché ci cade la sillaba lunga, ar è una sillaba lunga, e quindi c'è il tempo forte, quindi arma virunque, cano, capito? E vedete che ho già fatto, ho battuto 3 volte le mani, quindi ecco che comincia ad acquisire più senso la poesia romana. E oltre all'arsi, le tesi, il piede, le quantità, c'era l'accento grammaticale, ovviamente, perché anche il latino e il greco avevano un accento grammaticale. E adesso capiremo meglio questa cosa, perché l'accento grammaticale nella nostra poesia è diventato un po' il fulcro, e invece nell'epoca romana non aveva una regola questo accento. Ovviamente studiando le poesie si capisce che anche gli accenti grammaticali talvolta seguono delle regole, però non aveva una regola, era più un modo per variare un po' il verso, per dare una modulazione, si dice. E quindi ecco che l'insieme di queste 3 componenti andava a formare questi bellissimi versi che ci sono rimasti dalla poesia greca e romana. Adesso, come si fa? Che cos'è la quantità? Ebbene, la prosodia misura 3 tipi di fenomeni durante il nostro parlato: l'intensità, la frequenza e la durata. Ebbene, la quantità è un po' la durata delle sillabe. Ci sono sillabe lunghe e sillabe brevi, vocali lunghe e vocali brevi. Noi sappiamo che nel greco e nel latino c'erano vocali lunghe e vocali brevi, cosa che si è un po' persa poi col latino volgare, quando è caduto l'impero. Ovviamente erano una sensibilità molto raffinata quella di distinguere vocali brevi e le vocali lunghe, che era anche collegata sicuramente a una percezione più viva della lingua, cioè a una percezione proprio acustica, uditiva di questa lingua sensoriale, che era molto amplificata rispetto a noi che invece siamo più appiattiti al senso di queste parole e che non riconosciamo più la radice pregnante di queste parole qua, che invece per i romani, per i greci, più si va indietro nel tempo, era molto potente, la parola era molto potente. E quindi ecco che avevano tutte queste quantità diverse delle sillabe. Poi, come ho detto, col volgare si sono un po' perse, ma poi scopriremo degli scoop che non è proprio così. E quindi, diciamo questo, c'erano queste quantità. Quindi in latino, ma anche in greco, proprio ci sono vocali lunghe e vocali brevi. Per esempio, faccio un esempio, populus e populus. Ah, il populus è il popolo, senatus populusque romanus. E invece il populus, con la O lunga, e il pioppo, quindi capite che questa diversità di lunghezze comporta anche una differenza di significato. C'erano diversi meccanismi, come facevano un poeta a conoscere, a calcolare un verso? Quindi prima di tutto lui conosceva la sua lingua, quindi sapeva che alcune parole avevano una vocale breve e una lunga, come populus, se voleva scrivere pioppo, là c'aveva già una vocale lunga. Inoltre c'era anche un altro metodo, cioè le sillabe, ovviamente si divideva la parola in sillabe, no? La sillaba è l'insieme di due, tre lettere, così, che unite quando comporre una parola, sillabo, cioè metto insieme, poi diverse sillabe compongono una parola, poi ci sono parole che sono monosillabi, come per, del, eccetera. Ok, vabbè, praticamente se una sillaba è chiusa o implicata, è lunga, cosa significa sillaba implicata? Pensiamo a una parola come per esempio parola, allora, parola ha 3 sillabe, parola, e pa, che per esempio è la prima sillaba, è una sillaba aperta perché finisce per vocale. Se invece prendo per esempio la parola contemplazione,
ha diverse sillabe, la prima è con è una sillaba chiusa perché finisce con consonante. Quindi se le sillabe sono chiuse o anche dette implicate, sono lunghe. Quindi ecco che il poeta andava ad unire queste sillabe brevi, queste sillabe chiuse e implicate, e uscivano questi versi. E... bene. Ok, nella tradizione, che poi si sono sempre andati a studiare questi antichi poemi latini, greci, queste poesie, sin dal Medioevo, eccetera. Ricordiamoci che il latino poi è stato usato come lingua per scrivere fino al 700, adesso non so, ma anche Pascoli, per esempio, nel 900 scriveva poesia in latino. Quindi è sempre stata utilizzata. Tuttavia, cosa è successo? Che penso verso l'Ottocento, forse mi sembra in ambito tedesco, è invalso un modo di leggere i versi latini che non considerava più le quantità. Questo modo poi è entrato nelle nostre scuole e quindi durante lo studio scolastico, questo è rivolto un po' agli studenti, poi non so bene all'università come funziona, io però so che a scuola, per esempio anche nel liceo classico, ma in tutti i licei in cui è inserito il latino, è invalsa questa pronuncia che praticamente non considera più le quantità, quindi uno studente, quando recita un verso, o un professore che lo insegna, non sta più a dire arma, virunque, cano, allungando le vocali dove è necessario, ma semplicemente cosa è successo? Questa lettura, che è stata chiamata lettura metrica, ha fatto corrispondere alle tesi, cioè ai tempi forti che corrispondono alle sillabe lunghe, per esempio nel dattilo alla lunga iniziale, ha fatto corrispondere a questa tesi l'accento. E quindi cosa succede? Che nel tempo forte va a ricadere l'accento, come per esempio nel primo verso dell'Eneide, arma virunque cano, come si recita a scuola, arma virunque cano, perché si mette l'accento sulla O di cano dove c'è il tempo forte, e quindi capite che si vanno a spostare gli accenti grammaticali del verso, quando in epoca romana non era affatto così, perché loro recitavano la loro lingua in base agli accenti della loro lingua, non è che cambiava, come se noi in italiano dicessimo nel mezzo del cammino della nostra vita. Cioè, è ovvio che non facevano così. E inoltre l'accento era un elemento ritmico, come abbiamo visto anch'esso, e quindi era importante, non veniva spostato. Quindi, ecco, solo per chiarire un po' che poi nelle scuole, ma l'avevo già detto in un video precedente questo, e adesso si capirà meglio. Comunque, per esempio, nell'esametro dicendo, per esempio, nell'esametro mi ero dimenticato di dire che le due sillabe brevi possono essere sostituite da una lunga. Quindi può essere o una lunga e due brevi oppure una lunga, solo per chiarire questo punto. E poi anche che i piedi hanno diversi nomi, per esempio come ho detto il dattilo, poi c'è lo spondeo che sono due lunghe, c'è il giambo che è una breve e una lunga, il trocheo che è una lunga e una breve, ci sono tanti tipi di piedi, per dirne alcuni. Ok, adesso possiamo passare al secondo capitolo della nostra storia. Questo secondo capitolo è invece la poesia italiana. Allora, cosa è successo? Come ho detto, si è un po' andato a perdere la quantità vocalica, eccetera. Poi arriviamo velocemente, superando tutto l'alto Medioevo, cioè i secoli subito dopo la caduta dell'Impero Romano, arriviamo al 1200. Così, e sappiamo che in Francia si erano diffusi i trovatori, diverse poesie in provenzale, che sono scesi in Italia. Cosa è successo? Prima attraverso la scuola siciliana e poi ripreso dalla scuola dei toscani, dei fiorentini. Cosa è successo a questa poesia? Non era più una poesia quantitativa, ma era diventata una poesia accentuativa, una poesia, come si dice, isosillabica. Da cosa era caratterizzata questa poesia? Adesso andiamo a capire come funziona invece la metrica dell'italiano. Questa poesia era caratterizzata da versi, il re dei quali è sicuramente l'endecasillabo, che avevano sempre una stessa unità di quantità di sillabe. Questi versi avevano sempre una stessa quantità di sillabe, ad esempio l'endecasillabo ne aveva 11, il settenario ne ha 7, l'ottonario ne ha 8, il novenario 9, il quinario 5, il senario 6, eccetera. E quindi sicuramente un elemento ritmico della poesia italiana è dato dalla stessa quantità di sillabe che compongono versi che si vanno a susseguire durante la poesia. Questi versi poi possono essere radunati in strofe, eccetera, cioè insieme di versi regolari. Poi un altro elemento sicuramente importante è l'accento. Come ho detto prima,
l'accento grammaticale delle parole. Quindi proprio l'accento, per esempio, in parola cade sulla O, parola, e l'accento va ad indicare, se la quantità sillabica indicava la durata, l'accento va, è un accento intensivo quello italiano, mentre si diceva, solo per fare una parentesi, che l'accento del greco e del latino, soprattutto del greco, era un accento melodico, che quindi andava più a cambiare il tono della voce, la frequenza si può dire, e non tanto l'intensità, perché il nostro è un accento ispiratore, parro, e vediamo che spingiamo più fuori. Invece loro era più un accento che cambiava il tono, eccetera. Comunque, vabbè, nell'italiano conta questo accento, e appunto, dato che è importante, spesso è importante anche che l'accento abbia delle posizioni precise nel verso. Per esempio, nell'endecasillabo ci sono, per esempio, tante posizioni che può prendere, però sicuramente una importante è l'endecasillabo A maggiore e l'endecasillabo A minore. Allora, l'endecasillabo A maggiore è quell'endecasillabo che praticamente è come se fosse composto da un settenario più un quinario. Quindi un accento cade sulla sesta sillaba, perché nel settenario, il settenario ha un accento fisso sulla sesta. E quindi ecco che questo endecasillabo ha un accento sulla sesta sillaba e poi ne ha uno sulla decima. Diciamo che l'endecasillabo ha sempre un accento fisso sulla decima, quindi sulla penultima. Questo in tutti gli endecasillabi. E poi ha degli altri accenti. In questo caso del casillabo A maggiore, uno va a cadere sulla sesta. Nell'endecasillabo A minore, che invece è un po' pensato come un quinario più un settenario, l'accento va a cadere sulla quarta, sull'ottava e sulla decima. Quindi questo è importante. Poi ci sono accenti secondari, che possono variare un po' le posizioni, a volte sono regolari, a volte no. E c'è da ricordare che endecasillabo vuol dire 11 sillabe, no? Però non è che sempre ha 11 sillabe, perché l'importante è che sulla decima sillaba cada l'accento e che quello sia l'ultimo accento del verso. Però cosa può succedere? Primo, può succedere che l'ultima parola del verso sia tronca. Cosa significa? Una parola è tronca quando l'accento cade sull'ultima sillaba. Per esempio in andò l'accento cade sull'ultima, quindi la parola è tronca. Poi c'è la parola piana dove cade sulla penultima, per esempio in parola. Poi c'è l'accento sdrucciolo dove cade sulla terz'ultima, bisdrucciolo, eccetera. Quindi se l'ultima parola è tronca, l'endecasillabo può anche avere 10 sillabe. Perché? Essendo tronca, per esempio, pensiamo a un endecasillabo, e quel giorno andò, facciamo finta che abbia 10 sillabe, andò, do, con l'accento sulla O, è la decima sillaba. Ebbene, l'accento cade sulla decima, e lì finisce il verso, perché comunque l'importante è prendere l'endecasillabo che l'accento cada sulla decima sillaba. Se è una parola, il verso termina con una sdrucciola, per esempio, adesso una parola sdrucciola magari non mi viene in mente subito, quindi lasciamo stare, però può avere 12 sillabe, perché dopo l'accento ci sono altre due sillabe. Se fosse bisdrucciola potrebbe avere 13 sillabe, perché l'accento cadrebbe sulla decima e dopo ci sarebbero altre tre sillabe atone. Sillaba tonica è una sillaba dove cade l'accento, sillaba atona è dove non cade l'accento, ok? Quindi si dice più correttamente che un endecasillabo non ha 11 sillabe, ma ha 11 posizioni. O 10. Perché si dice anche che ha 11 posizioni? Perché ci sono dei fenomeni che possono accadere nel verso, che se nella metrica classica, c'erano anche nella metrica classica. Per esempio, sono le sinalefi, le dialefi, le sineresi e le dieresi. Sin, alefo, sono parole greche tutte quante. Allora, sinalefo è quando, per esempio, una parola termina per vocale e quella dopo inizia per vocale. Quindi, per esempio, e andò. Vedete che c'è e, è una parola, andò è un'altra parola. Le due parole, una ha la vocale, l'altra inizia per vocale. Queste due vocali è come se si unissero e quindi contano una sola sillaba. Quindi e andò e a contano come una sola sillaba, non si dividono. A meno che non ci sia il fenomeno della dialefe, che quindi va a separare due sillabe, due vocali, che per esempio e andò le considero come due sillabe perché le considero in dialefe. Se invece le considero in sinalefe, le considero una sillaba. Poi c'è il fenomeno della sineresi e della dieresi. La sineresi quando per esempio all'interno della stessa parola, quindi non è quando la sinalefe e la dialefe sono tra due parole diverse, la sineresi e la dieresi sono tra la stessa parola. Quindi, per esempio, pensiamo a, per esempio, un dittongo. Comprai, ai, sono due vocali insieme, le considero in sineresi, quindi le considero una sillaba. Invece le posso considerare in dieresi, e quindi le considero due sillabe diverse. Ok? E quindi ecco che con la sinalefe potrebbe essere che io magari conterei 12 posizioni, però a causa della sinalefe ne conto solo 11. Ok? Poi, nel verso antico invece erano molto importanti le cesure, che sono tipo delle pause all'interno del verso, cesura.
Ci sono anche nel verso italiano, ovviamente, si possono creare delle cesure, poi ci sono varie altre figure retoriche, come si dicono, eccetera. E, quindi il verso italiano va a puntare molto sulla tonicità del verso, su questo accento che ricade a posizioni regolari e dà questo ritmo. E c'è da dire che le parole hanno anche degli accenti secondari, soprattutto se molto lunghe. Noi di solito c'è anche una parola a un accento solo. Però, per esempio, una parola come incontemporaneamente ha diversi picchi di intensità, non ha solo quello unico che si penserebbe, ok? Quindi c'è anche da considerare questi diversi accenti secondari. Però l'importante è già se uno conta l'accento primario e li mette nei posti giusti, già viene un certo ritmo. Per esempio, nel mezzo dei cammini di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Questi sono endecasillabi, ovviamente. E il primo, per esempio, ha gli accenti di quarta e di ottava, se non sbaglio, quindi è una endecasillaba maggiore. E se andiamo a vedere i vari endecasillabi danteschi, vedremo che hanno posizione anche degli accenti regolari. E ovviamente c'è sempre l'accento sulla decima, perché l'endecasillaba ha questa regola. La metrica, poi, volgare, così possiamo chiamarla, perché sappiamo che dopo il latino le lingue sono state chiamate i volgari, per esempio l'italiano è un volgare del latino, come lo spagnolo, il francese, anche il tedesco, anche se ha anche altre influenze il tedesco. Ebbene, questa metrica volgare dà molta importanza anche a un'altra figura retorica, che è la rima. La rima, semplicemente cos'è? È quando la fine di un verso è uguale alla fine di un altro verso. Però non basta, cioè, per esempio, l'ultima parola di un verso, è per esempio parola, qual è la rima di parola? È ola. Perché l'accento è O, cade sulla O, e quindi tutto ciò che c'è dopo l'accento deve essere uguale nella fine del verso che è rima. Per esempio, parola, vola, perché vediamo che vola l'accento sulla O, parola sulla O, quindi ola, ola, dall'accento in poi sono uguali, e questo va a creare la rima. E poi ci sono anche diversi modi di mettere insieme questi versi, le strofe, che sono insieme diversi, e poi possiamo andare a vedere un po' la nostra storia della metrica per capire un po' cosa hanno pensato i vari poeti, ma lo vediamo fra un secondino. Quindi abbiamo visto un po' la differenza tra la metrica romana e la metrica volgare. La metrica volgare è molto importante alla tonicità, come abbiamo detto. E c'è da dire che il verso volgare può avere anche dei rimandi al verso classico. Per esempio, c'è chi dice, chiama per esempio un endecasillabo giambico, trocaico, che sono dei nomi dei piedi classici. Perché si può chiamare per esempio un esametro giambico? Sappiamo che il giambo è quel piede che è costituito da una breve e una lunga. Ebbene, un esametro è un endecasillabo giambico, sarà quindi un endecasillabo che ha la prima sillaba atona e la seconda sillaba tonica. Quindi in pratica si fa corrispondere la lunghezza breve alla sillaba atona nel volgare e la sillaba lunga del metro classico la si fa corrispondere alla sillaba tonica del verso volgare. Quindi è un endecasillabo giambico, sarà semplicemente un endecasillabo che ha una atona e una tonica, una atona e una tonica, una atona e una tonica, e vedete che anche così si va a formare un certo ritmo. Invece, per esempio, se io dico un endecasillabo dattilico, cosa sto intendendo? Una che abbia tonica, atona, atona, tonica, atona, atona, capito? È così. Adesso vediamo un po' la storia della nostra metrica, una storia molto veloce, ovviamente. Ebbene, come ho detto, la metrica è iniziata un po' nella scuola siciliana, che sono scesi i trovatori dalla Francia. Ci hanno dato questo lascito dei loro metri, il decasillab, eccetera, che erano i loro metri francesi. Noi li abbiamo un po' rimaneggiati per adeguare un po' ai nostri volgari italiani, e prima li hanno usati un po' i siciliani, poi li hanno usati i toscani. All'inizio, nel 200, c'era molto sperimentalismo, perché era proprio l'inizio della nostra metrica. E allora ritroviamo poeti come San Francesco e Jacopone da Todi, ma anche Dante è un poeta del 200. Si sperimentava molto. Troviamo molti tipi di strofe, di mettere insieme i versi, tantissimi veramente tipi di far uscire fuori le rime, legarle insieme tra loro. E quindi
poi si sono andate un po' a coagulare alcune forme, diciamo così. E quali sono queste forme? Beh, lo sappiamo, c'è il sonetto, che è formato da due quartine e due terzine, e poi ci sono quelli più famosi che sono usciti fuori, la terzina dantesca, a rima incatenata, cioè sono gruppi di terzine, cioè tre versi, dove la rima è incatenata, cioè il primo verso combacia col terzo, e poi il secondo verso va a combaciare col primo e col terzo verso della seconda terzina. Quindi si incatena, cioè. E poi, quindi c'è stato Dante, il dolce stil novo, ovviamente stiamo andando velocissimi, comunque che hanno utilizzato queste forme metriche, era un po' lo splendore, si stava andando a creare l'apice della nostra poesia, e poi è uscito fuori il Petrarca e il Boccaccio, il Petrarca col suo De Rerum Vulgarium Fragmenta, che è il canzoniere, ovviamente lui le chiamava Rerum Vulgarium, perché lui scriveva in latino le sue maggiori opere, come l'Africa, il Secretum, i Trionfi, però poi scriveva anche questi Vulgarum Fragmenta, questi frammenti volgari, che è il suo canzoniere. E poi il Boccaccio, che ha utilizzato invece l'ottava. L'ottava sono insiemi di otto versi, di ottonari, che poi sarà riutilizzato dai poemi cavallereschi dell'Ariosto e del Tasso, di Torquato Tasso. Ebbene, questi tre, Dante, Boccaccio e Petrarca, le tre corone, come saranno chiamate, vanno un po' a canonizzare un po' la metrica tradizionale della nostra poesia. C'è da dire che volevo dirvi altri metri curiosi, c'è il madrigale, la ballata, eccetera, che non entreremo nel dettaglio, ve li dico solo per farvi sapere. E poi ce n'è un altro che non conoscevo, che è la Sestina. Questa Sestina sono gruppi di sei versi che hanno un insieme, un intreccio di rime particolarissimo. Adesso io non ve lo riesco a dire a parole, però praticamente è come se avessero la rima A, B, C, D, E, F, perché le rime si contano con le lettere. Per esempio si può dire rima baciate, per esempio A, B, B, A, vedete che c'è la rima tra B e B, o rima alternata A, B, A, B, ok? Si contano così le rime, praticamente se corrisponde la lettera vuol dire che rimano i due versi, ok? Questa Sestina, per esempio, è A, B, C, D, E, F, che sono sei versi, e poi ogni Sestina dopo li va tipo a far scorrere di uno, per esempio diventa B, C, D, E, F, A, e poi va così, se non sbaglio, però c'è questo intreccio strano, e poi ci sono sei sestine, e alla fine si ritorna alle stesse rime di prima, della prima sestina, ok? E quindi è così. E poi, per esempio, lì utilizzavano le parole rima, perché questi ovviamente giocavano molto con questa metrica, e quando si parla di parole rima non si parla solo della fine della rima che combacia, ma l'intera parola deve combaciare. E quindi praticamente nella sestina si sceglievano sei parole, e quelle sei parole ritornavano per tutte le sei sestine rimate. Quindi ecco che quelle sei parole assumevano una valenza semantica di significato molto ampia, perché venivano utilizzate molte volte, eccetera. Erano anche strutture geometriche, religiose, sappiamo che le terzine di Dante sono 33 canti, le terzine di 3, sono tutti insieme di numeri, cose che collegate anche ad altre conoscenze che adesso non andiamo ad indagare. Comunque, come vi stavo dicendo, lì è stata canonizzata un po' la metrica italiana, da chi soprattutto? Dal Bembone, cioè da Bembo, da Pietro Bembo, che con i suoi, che ha scritto dei trattati, insomma, con cui ha detto il Petrarca è l'apice, dobbiamo tutti copiare Petrarca, il Petrarca per i sonetti, il Boccaccio per le ottave. E quindi cosa succede? Che poi nei secoli successivi praticamente tutti copiano sto Petrarca, tutti copiano il Boccaccio, Dante mi sembra un po' meno, anche perché è un po' più particolare, insomma, non è apprezzato da tutti, diciamo. Però poi nasce questo petrarchismo, il bembismo, e cosa succede? Che molti poeti si stancano anche di queste cose, e le andremo ad indagare però nel terzo capitolo, o nel quarto forse, della nostra storia. Adesso proseguiamo, sappiamo solo che c'è un certo scontento per questa tradizionalità, perché poi passano i secoli, cioè dal 300 passiamo al 400, al 500, Bembo se non sbaglio è del 500, quindi sono passati tanti anni e si continuano a riprodurre quelle forme. Cosa succede poi? Nel 400-500 c'è l'umanismo, vengono riscoperti i testi classici, la metrica classica viene riscoperta, c'erano poeti che scrivevano in latino, ricordiamocelo sempre, gli umanisti scrivevano in latino, poesie in latino con la metrica classica, e quindi, eccetera. Cosa si introducono delle novità? Per esempio il verso sciolto. Che cosa si intende per verso sciolto? Per esempio un endecasillabo sciolto? È un endecasillabo che non ha più le rime, perché nella poesia classica non c'era l'erimo, c'era molto molto raramente.
si parla piuttosto di omoteleuto. Omoteleuto vuol dire fine uguale, e l'emoteleuto però non ricorre tra versi distinti ma all'interno dello stesso verso. Per esempio, ci sono due parole che hanno la fine uguale. Per esempio, vado e cado. Vado e cado sono in omoteleuto perché hanno ado uguale, però non sono in rima. Sarebbero in rima se ci fossero due versi, uno terminante con cado e uno con vado. Ok, quindi il verso sciolto non ha più le rime. E perché si sceglie di fare? Proprio per imitare un po' la metrica classica, che non aveva queste rime, e quindi per non essere incatenati da questo obbligo di mettere le rime e di fare un carme continuo, come aveva detto, mi sembra, Ovidio, il carmen continuum, cioè un poema continuato che non termini, che non sia costretto dalle strofe e dalle rime. E quindi questo nasce nel 400-500. Poi si continuerà ad utilizzare i metri nel 600-700. Cosa succede? Che piano piano la metrica diventa sempre più libera, nel senso che continuano ad utilizzare i versi classici, l'endecasillabo e il settenario, ma magari, per esempio, la forma della canzone. La canzone è una delle nostre, praticamente una delle forme che era considerata più elevata nella metrica tradizionale, che era costituita da una fronte e da una sirma, e la fronte era composta a sua volta da piedi, la sirma da volte. Insomma, era tutta una struttura ben architettata che piano piano si va un po' a disfarre. Le rime non sono più regolari, ma a volte ci sono rime, versi irrelati, significa che non corrispondono più a nessun altro verso, non hanno rima con nessun altro verso, e le rime assumono schemi strani. E poi anche i versi si provano a fare dei doppi versi, più col doppio senario. Sappiamo che Manzoni lo utilizzò, mi sembra nella Delchi, così. Poi fanno anche versi che fanno, rimano, magari tutti i versi sono sdruccioli, cioè terminano con parole sdrucciole, oppure i versi terminano in tronche. I versi tronchi mi sembra che sono molto utilizzati, per esempio, nell'Ottocento, per esempio dallo stesso Manzoni, che fa molti versi tronchi, che per esempio finiscono in andò, levò, salì, questi versi molto martellanti e canzonati. E poi, cosa succede? Abbiamo quindi questo fenomeno, ovviamente ci sono sempre poeti che seguono le forme tradizionali, ok? Però questo è come va avanti la metrica. Nel Novecento, poi, dopo il verso sciolto, l'ulteriore innovazione è il verso libero, cioè un verso che non ha più la rima, ma non ha neanche più un calcolo delle sillabe, oppure ce l'ha, ma non è più facile da decodificare, ok? Non c'è più una regola precisa. Questo è il verso libero del Novecento, fino a che arriviamo un po' alla metrica contemporanea, che si può dire che le persone non considerano più molto la metrica, perché è considerata più che altro un limite. Questo ovviamente è una cosa su cui si potrebbe riflettere, perché comunque la metrica dà un numero all'eloquio, ed inoltre cioè la parola ha una sua realtà che non è solo quella del significato che noi vogliamo dare, ma una sua realtà di suono. E ascoltare profondamente una parola, una poesia, è un qualcosa di completamente diverso che capire il significato di quella poesia. E ascoltare quel suono, c'è uno spazio nel suono, c'è una dimensione. E quindi ecco perché è importante anche, secondo me, soprattutto quando si scrive poesia. Ovviamente se sto scrivendo un trattato scientifico, c'erano poemi didascalici scientifici nell'antichità, però posso scrivere un articolo scientifico senza utilizzare la metrica. Però quando sto parlando di poesia, lì allora la parola assume una sua dimensione importante, quasi esistenziale, no? È un po' il verso che l'uomo emana. E quindi questo. Ma adesso l'ultimo capitolo, che forse è quello un po' più ignoto, è quello un po' più particolare, lo andiamo a vedere nel prossimo capitolo, appunto. Ed eccoci qua, l'ultimo capitolo, quello un po' più particolare. Allora, abbiamo visto quindi la diversità tra la metrica classica e la metrica volgare. Adesso, una persona conoscendo la metrica classica si potrebbe chiedere: ma perché poi nel volgare non si è fatta una metrica che considerasse le quantità, considerasse i piedi delle parole? E uno potrebbe rispondere: beh, perché poi si è persa la percezione della quantità delle vocali. Noi non abbiamo più vocali brevi e vocali lunghe. Ebbene, però, questo dubbio potrebbe un po' lavorare dentro una persona. E allora uno ricerca un po', per esempio, la fonetica dell'italiano. E va a pensare: ma in italiano veramente non ci sono più le sillabe, le vocali lunghe e le vocali brevi? E uno direbbe: sì, boh, io quando parlo non me ne accorgo.
quando scrivo le vocali sono 5, però evidentemente poi cercando un po' io poi devo mettere, e qua chiedo l'aiuto di qualcuno, se c'è qualcuno esperto di fonetica dia il suo contributo. Comunque cercando un po', ho visto che in italiano praticamente ci potrebbero essere le sillabe lunghe. E praticamente cosa si dice, per esempio, nei manuali un po' di fonetica così? La sillaba lunga in italiano è nella sillaba aperta accentata. Questo cosa significa? Per esempio, la parola che abbiamo detto prima, vado. Vado ha due sillabe, va e do, e ha due vocali, la A e la O. La prima sillaba è una sillaba aperta, perché come abbiamo detto, sillaba aperta o libera significa una sillaba che termina per vocale e non per consonante. Va termina per A. Va è accentato, è tonico. Quindi secondo questa regola, le sillabe toniche in sillaba aperta, le toniche in sillaba aperta sono lunghe. Quindi va di vado è lunga, secondo questa parola, questa teoria. Vado. E magari sentendo un po' bene questa parola, vado, si potrebbe sentire questa A un po' più lunga. Oppure pensiamo a palla. Palla è una parola di due sillabe. In questo caso però la prima sillaba è chiusa, è implicata, perché termina con una consonante. Quindi la vocale è tonica, la A di palla, la prima A di palla è tonica, ma è in sillaba chiusa e quindi è breve. Quindi noi consideriamo vado e palla e stiamo ben attenti alla prima A e proviamo a sentire se c'è una differenza di quantità tra queste due A, vado e palla. Ebbene. Ovviamente non l'ho pensato solo io che si potesse restituire la metrica quantitativa in italiano, ma l'hanno pensato già molti secoli fa. E questo l'ho scoperto leggendo delle tesi universitarie, di cui magari non faccio per ora il nome degli autori perché non l'ho chiesto, però potrei scriverlo poi in descrizione casomai. Praticamente in queste tesi si parla della metrica quantitativa in italiano. E cosa scopriamo? Che per esempio nel 1441, dopo che quindi c'erano già state le tre corone, il Dante, il Petrarca e il Boccaccio, la poesia volgare era all'apice del suo splendore, era stata scritta la Divina Commedia, gli Rerum Vulgarium Fragmenta, e il Decameron, eccetera, fu indetto in questa data, nel 1441, il certame coronario. Certame coronario sono due parole latine, certamen e gara, e coronario da corona. E che cos'è questo certame coronario? Praticamente Alberto, com'è che si chiama? Alberti, Leon Battista Alberti, il grande architetto di Firenze, grande umanista, grande intellettuale, ingegno, oltre ad essere un grande architetto, era anche un poeta e lui indisse questo certame dove si doveva parlare dell'amicizia, cioè era una gara poetica dove ognuno doveva portare dei componimenti sull'amicizia e poi c'era una giuria dei giudici che avrebbero assegnato una corona d'argento a colui che avesse meglio parlato dell'amicizia, citando anche i classici. Sappiamo che Cicerone, Aristotele avevano parlato dell'amicizia nell'antichità. Ebbene, questi poeti scrivono questi componimenti, ma l'Alberti, il Leon Battista Alberti, provò a restituire questa metrica quantitativa. Come lo fece? Ebbene, lo fece lui. Un po', essendo una persona che conosceva molto bene il latino, lui semplicemente cosa fa? La parola latina ha quella vocale lunga, la parola italiana che deriva da quella latina avrà la corrispondente vocale lunga. Semplicemente lui fa questa operazione, cioè vede le parole del volgare italiano, per esempio, che ne so, tempio, va a vedere la radice latina templum. Se la E di templum è lunga, la E di tempio in italiano sarà lunga, se è breve sarà breve. Questo più o meno è quello che fa lui. Ovviamente ci sono anche altre piccole regole che utilizza, fa anche attenzione ad alcuni fenomeni fonetici, per esempio la palatizzazione, cose che non entriamo nel dettaglio adesso. Comunque questo più o meno è un po' per dire. E ovviamente non è un metodo che può essere così. Cioè, io non lo conosco bene, però alcuni studiosi dicono che non è proprio correttissimo, perché comunque è cambiato dal latino all'italiano anche la fonetica. Però lui provò a utilizzare questo metodo e scrisse anche la poesia con cui partecipò a questo certame, la scrisse con questo metodo. Quindi provò a restituire la prosodia romana in italiano. E questo, appunto, cosa successe? Che i giudici decisero di non dare questa corona, perché
perché non gli piaceva che, cioè, nella tradizione volgare, che aveva già la sua tradizione, uno volesse immettere queste nuove cose. Non gli andava, era un po' come un eversivo in qualche modo, no? E quindi morì questo esperimento, i giudici non lo vollero avvallare dando il premio e si chiuse lì la questione. E qua passiamo all'apice di questo nostro capitolo, che è un po' il Tolomei. E Claudio Tolomei, so che state fremendo, ma prima una premessa. Allora, ci sono stati tre tentativi di riprodurre la metrica quantitativa, così capiamo un po' meglio la roba. C'è il metodo prosodico, che proprio vuol dire riportare le sillabe lunghe e brevi in italiano, ok? Cioè, il metodo prosodico vuole, cioè, pensa all'italiano come avente le sillabe lunghe e brevi. Poi c'è il metodo che praticamente tenta di far corrispondere gli accenti grammaticali del verso classico agli accenti grammaticali italiani, e mi sembra che è quello che utilizzò Pascoli, perché, vabbè, poi devi chiedere altre cose. E poi c'è un po' il metodo di far corrispondere le tesi, il tempo forte del verso classico, agli accenti, alla tonica del verso volgare. Okay? Sono stati tentati tutti e tre questi esperimenti. E noi di solito pensiamo, quando parliamo di metrica, restituzione della metrica quantitativa, pensiamo alla metrica barbara di Carducci, che in effetti ci provò. Però non è l'unico, cioè ci sono stati tantissimi altri, magari anche più importanti in questo campo. Quindi ecco che ampliamo un po' la discussione, non è solo la metrica barbara. Perché poi, cioè, per esempio, alcuni hanno provato a riprodurre i versi anche classici, riproducendo l'estensione sillabica. Noi sappiamo che l'esametro non ha sempre una precisa quantità di sillabe, può variare, mi sembra da 13 a, adesso non lo so, però essendo che si possono sostituire le due sillabe brevi con una sillaba lunga, è variabile il numero di sillabe dell'esametro. Però alcuni poeti italiani hanno provato a riprodurre i versi antichi, per esempio collegando un endecasillabo a un settenario, così volevano rifare l'esametro, ok? Anche perché si diceva che l'endecasillabo è un verso debole, un verso di bassa statura, cioè ha 11 sillabe, invece l'esametro è eroico, è lungo, è a 6 piedi, e quindi si voleva riprodurre un po' questo verso eroico. Uno molto importante, per esempio, fu Gabriello Chiabrera, che provò a trasformare un po' tutti i metri classici, l'Asclepiadeo, la strofe saffica, vabbè, tanti metri classici, in metri volgari, proprio utilizzando i metri volgari, per esempio unendo un quinario a un settenario, fece tutte queste un po' di cose qua. Altri, come per esempio il Pascoli, che scriveva poesia in latino, provò a ricreare questa metrica quantitativa, per esempio calcando gli accenti grammaticali del verso classico, eccetera. Ci provarono in tanti modi, insomma. Però noi. Quindi, cioè, fu un esperimento che si fece durante tutta la storia della nostra letteratura, ok? Questo di provare a riprodurre. Però quelli che tentarono di farlo prosodicamente, cioè riportando le lunghe e le brevi, furono un po' meno. Tra questi c'è, per esempio, anche Tommaso Campanella, il grande filosofo, che provò a scrivere con questa metrica quantitativa. Poi ci sono stati anche altri, Minturno, Piccolomini, eccetera. Però adesso andiamo all'apice, cioè a Claudio Tolomei. Claudio Tolomei, di cosa stiamo parlando? Praticamente era un senese del Cinquecento che partecipò egregiamente al Rinascimento italiano. Lui era un dottore in legge, cioè si laureò in giurisprudenza, fu un dottore in legge, ebbe diversi incarichi pubblici. Ebbe una vita un po' travagliata, perché prima fu esiliato da Siena per motivi politici, poi la sua accademia, anche molti che partecipavano alla sua accademia erano stati esiliati da Firenze, perché lì c'erano disordini tra i medici, che erano stati scacciati e poi erano ritornati, quindi molti erano stati esiliati da lì. Poi ebbe sempre questa vita, alla fine si mise un po' al servizio di Ippolito, mi sembra, se non sbaglio, Ippolito d'Este, adesso non so. Comunque, e lui lo seguì in molti posti, per esempio, perché questo Ippolito viaggiava, quindi lo seguì in questi viaggi anche in paesi esteri. E poi ebbe sempre incarichi di giudice, insomma, tantissime cariche pubbliche. E però lui aveva sempre il rimpianto di non riuscire a dedicarsi un po' all'ozio, come si direbbe alla romana, cioè ai suoi studi, alle sue amicizie, ai suoi circoli, perché era sempre preso da questo, comunque, incombenze, essendo lui un personaggio comunque molto influente anche. Fu alla corte, mi sembra, dei papi, eccetera. E lui però sempre aveva questo rimpianto di non riuscire a dedicarsi agli studi, un po' come ce l'ebbe Cicerone molti secoli prima. Lui cosa fece comunque? Che
proprio aveva questa fissa della metrica quantitativa. E quindi nel Cinquecento c'erano diverse accademie, cioè accademie proprio di intellettuali, di amici, intellettuali che si riunivano per discutere di cultura, per fare cene insieme, per anche divertirsi insieme. E tra queste accademie c'era una che aveva fondato Claudio Tolomei. Come era nata questa accademia? All'inizio si chiamava l'Accademia dei Vignaiuoli. L'Accademia dei Vignaiuoli erano questi poeti che si incontravano protetti dal grande signore Ippolito, Ippolito d'Este, se non sbaglio, che li proteggeva con i suoi soldi, col suo potere, e si radunavano nella casa stessa di Messer Tolomei, che era in campagna, quindi pensiamo, oppure in case di altri signori, e 2 volte a settimana addirittura si ritrovavano e veniva assegnato un tema, per esempio, un tema: settimana prossima parliamo dell'amicizia, settimana prossima parliamo di questo e quest'altro. Tutti questi grandi intellettuali si riunivano, i più grandi ingegni, ci parla Tolomei, e insieme avevano questo convivio, mangiavano e tra l'altro dicevano di chiamarsi, per esempio, con i nomi delle erbe. E si chiamavano, me ne ero segnati alcuni nomi, vabbè, facciamo finta che si chiamassero chi, non so, adesso non si chiamano così, per esempio si chiamano Radicchio, Timo, Prezzemolo, non si chiamano questi nomi stupidi, però si chiamano con i nomi delle erbe, ovviamente. E quindi volevano ricreare questa atmosfera pastorale, eccetera. E poi organizzavano quelli che erano chiamati carnevali. I carnevali erano, per esempio, che ne so, si travestivano e poi veniva eletto un re che era il re di quella serata, in qualche modo, a cui gli altri dovevano offrire degli omaggi letterari. Per esempio, offrivano prima dei tributi, che potevano avere anche degli oggetti, che ne so, gli facevano questi regali, che potevano anche avere contenuti osceni, così, per divertirsi un po'. E poi magari gli accompagnavano con componimenti, anche questi, magari da ridere, eccetera. E quindi era una serata molto allegra. Poi, questi erano un po' i vignaiuoli, e inizialmente avevano una poesia, come si dice, bernesca, un po' la burla, un po' disimpegnata, anche perché noi dobbiamo pensare che tutte queste persone che partecipavano all'accademia, prima avevano delle storie difficili, perché per esempio erano esiliate, eccetera, poi anche soprattutto nelle accademie successive così, erano molti, erano anche divergenti, per esempio c'erano persone, sapevo anche in quegli anni si sta diffondendo il protestantesimo, c'erano persone che magari avevano dei legami con queste tendenze diverse, sapeva anche era pericolosa avere, alcuni erano stati pure, una persona mi sembra che era stata messa al rogo dalla Chiesa proprio per queste simpatie, eccetera. Erano divergenti in un senso religioso, anche politico, erano stati esiliati dai medici, eccetera. E erano anche, magari erano anche legati a delle filosofie, per esempio il platonismo andava molto forte. Platonismo, che poi lo vedremo anche successivamente. Noi dobbiamo pensare a queste accademie come anche dei luoghi di diversità rispetto al resto del contesto nazionale, dei luoghi anche di libertà, dove questi intellettuali si radunavano oltre i particolarismi politici, cioè sappiamo che l'Italia era divisa tra molti signori, c'erano molti poteri, e invece tramite queste unioni di letterati si riunivano in questa sorta di comunanza letteraria, si chiamavano i Dolcecini d'Italia. Perché tramite la lingua che li univa, perché era la lingua letteraria colta, di cui anche Tolomei parlerà, perché si voleva creare anche questa lingua unita per unire, cioè togliere queste diversità politiche che creavano conflitti, eccetera. E quindi era anche un ideale pastorale, bucolico, di pace, di una vita agreste, semplice, e non connotata da queste violenze politiche che erano molto diffuse in quegli anni. Quindi c'era anche molto questo ideale. Quindi erano luoghi di libertà, diciamo, queste accademie, ce n'erano molte. Ed erano luoghi di cultura e anche di diversità culturale, perché per esempio, come ho detto prima, nel 400-500 c'era il petrarchismo, il bembismo, e quindi bisognava per forza adattarsi a questi canoni letterari. Invece in queste accademie c'era la possibilità di sperimentare un qualcosa di diverso da questi canoni, come per esempio la restituzione della metrica quantitativa latina. E quindi erano molto bella questa cosa della libertà di questa cosa. E quindi praticamente cosa succede? Che poi questi vignaiuoli si trasforma l'accademia e si trasforma prima nell'accademia della virtù. Virtù c'era questa impresa, l'impresa era tipo una raffigurazione che con scritto, per esempio, magari un motto che andava un po' a rappresentare questo gruppo di persone. L'impresa vuol dire proprio questa figura, no? Col motto.
e la virtù era un po' il loro signore Ippolito. E cosa successe poi? Che purtroppo Ippolito morì, mi sembra nel 1535, e allora ovviamente l'Accademia anche per rispetto cambiò e divenne l'Accademia della Poesia Nuova. Allora, cosa succede a questo punto? Che appunto all'inizio queste, come ho detto, facevano poesie burlesche, eccetera. Poi cominciarono a parlare anche di architettura, di Vitruvio, non so, cominciarono a parlare di tante cose. E alla fine arrivò la poesia nuova, canto poesia nuova. Ecco che qua siamo a questa nuova poesia con la introdurre il Tolomei. Ma prima, giusto così poi parliamo alla fine di questa poesia nuova, il Tolomei aveva scritto altre due opere che ricordo qua, ne aveva scritte molte. Prima di tutto era una persona che non voleva farsi notare, non si firmava spesso nelle sue opere, alcuni utilizzò degli pseudonimi, perché non voleva avere quella fama che gli avrebbe portato anche a problemi, a invidie, quindi non voleva mettere troppo il suo nome. E ha scritto altre due opere che ve le dico perché sono molto interessanti, secondo me. C'è il Cesano e il Polito. Nel Cesano si parla della eccellenza della lingua volgare e di come bisogna chiamarla. Lui propone di chiamarla Toscana, altri la proporranno di chiamarla Fiorentina, chi la proporrà di chiamarla Cortigiana, per esempio Baldassare, perché praticamente si vuole trovare questa lingua letteraria. Lui la chiama Toscana perché secondo lui Fiorentina era troppo poco, bisogna considerare tutti i vari dialetti toscani, perché lui era di Siena, quindi magari voleva anche difendere la sua città. E invece Cortigiana praticamente era questa idea di questa poesia che si basava sulla lingua che si parla nelle corti, questa lingua polita, oltre che pulita, e questa lingua colta, il fiore di tutti i vocaboli dei vari dialetti, si voleva unire per creare questa bellissima lingua da tutti i vari dialetti, il meglio di tutti i dialetti praticamente. Quindi ecco che ha scritto questo libro. E poi e lui parlava del volgare come una lingua bellissima, anche addirittura, secondo lui, anche con dei punti a vantaggio rispetto al latino, per la dolcezza delle parole, la quantità delle parole. E soprattutto lui parlava di questa dolcezza del volgare, no? Anche la dolcezza delle rime, tutto gli piaceva molto. E poi c'è il Polito, questo ve lo dico solo una chicca, una curiosità, insomma, che c'era stato il Trissino. Trissino era anche lui un intellettuale che, oltre ad avuto anche lui un interesse nella metrica prosodica, aveva proposto una riforma ortografica. E qua io mi ero preso degli appunti che vi voglio dire perché capiamo anche come è nato un po' il nostro alfabeto, le nostre cose. E praticamente lui aveva proposto in questa epistola al Papa Clemente VII una riforma ortografica, con l'aggiunta addirittura di caratteri greci nel nostro alfabeto. E quindi voleva che si utilizzasse l'epsilon, che il carattere lo potete trovare su internet, comunque la E è un po' strana, quella che utilizza nell'alfabeto greco, per la E aperta in italiano. E voleva utilizzare l'omega, anche questa è una lettera greca, per la O aperta, perché in italiano c'è la O aperta e la O chiusa, e così per la E. E poi voleva utilizzare la Z greca, che anche questo è un segno strano, per la S ottusa. La V non si utilizzava la V prima, c'era solo la U, perché in latino c'era solo la U. E la J intervocalica, per esempio, la J intervocalica poteva essere, per esempio, aiuto, si scrive con la I in italiano, però quella I non è una I vocalica, non è come la I di idea, non è I, è I. E quindi questa lui lo voleva scrivere con la J. Sappiamo che Pirandello, per esempio, la utilizzerà questa. Poi l'S longo e antico. Tolomei prende un po' in giro come molti altri, cioè dice: ma allora cos'è? Un testo diventa un casino, uno non lo riesce neanche più a leggere con tutti questi epsilon, omicroni, omeghe, eccetera. Quindi viene subito scartata. A parte per alcune cose, la V verrà introdotta, ovviamente ce l'abbiamo. E il Tolomei lo critica, però poi non è da meno, perché anche lui, nel suo Polito, che è un altro dialogo, un testo dia dove c'è un dialogo. Lui dice: ci sono troppi manuali di grammatica, c'è troppa confusione, perché comunque era un'epoca di fermento per la nostra lingua, no? E lui però dice: togliamo le cinque lettere latine, la X, la K, la Q, la H e la Y, che sono inutili, e dice di aggiungere nuove lettere dell'alfabeto, proprio dell'alfabeto Bergali, volgare. E dice: la E più chiara, come in pena e cena, la O più fosco, come in pozzo e sole,
La semiconsonante I come iace, aiuola, aia, buio. La consonante V di vita distinta dalla vocale U. Il G forte ed il G languido, come in gara, in gelo, l'occlusiva a volare so, il canto e cena, la Z grossa e la Z sottile, la S antica e la S nuova, vabbè, insomma, e poi i trigrammi gli sce, insomma, vabbè, anche lui alla fine aveva proposto un bel po' di nuove lettere. Però la sua opera che forse viene ricordata di più è appunto le regolette, com'è che si chiama? Mi sembra Regolette della nuova poesia toscana e vabbè, quest'altro libro che poi lo metterò probabilmente nel titolo del video. Comunque scrivo questo libro con annesse le regolette, che praticamente è questo libro in cui nella sua Accademia della Poesia Nuova praticamente si discuteva di come riportare questa poesia quantitativa in italiano. E lui quindi ha scritto questo libro dove tutti questi diversi poeti, che si chiamano anche loro con nomi di pastori, si indirizzano poesie, scrivono poesie alla loro amata, oppure poesie dove riecheggia il platonismo, con questa nuova metrica. E quindi noi abbiamo un'intera opera dove viene utilizzata questa nuova metrica proposta dal Tolomei. E poi alla fine di questa opera ci sono le regolette. Lui le chiama regolette perché proprio ci sono scritte e sono come calcolare la quantità in italiano, pensate un po'. E c'è proprio questo testo, io l'ho letto, ti parla delle monosillabe, delle disillabe, delle trisillabe, di come calcolare le varie lunghezze, se la sillaba è chiusa, aperta, se c'è l'accento o no. E lui aveva tutto questo complesso di regole che dice: queste sono le regolette, poi io scriverò i dialogi dove esporrò tutta questa materia ampiamente. Purtroppo i dialogi non sono pervenuti fino a noi, non si sa se li ha scritti, alcuni dicono, sono sicuri che li abbia scritti. Però non si trova questo libro, magari è disperso in qualche biblioteca ancora, non è stato scoperto. Però ci sono questi dialogi, se mai li ha scritti, dove li ha esposto in maniera più ampia queste regole. E quindi ecco che noi abbiamo questa bella opera dove appunto questi diversi poeti hanno utilizzato il metodo del Tolomei. Pensate un po', ci sono tanti poeti. E adesso, come ho detto, c'è molto influente il platonismo con questa idea di ricercare la bellezza, attraverso la bellezza di risalire al divino. E quindi c'è questa molto idea anche dell'anima, del viaggio, un po' di quest'anima, che attraverso la bellezza rivede delle immagini del divino, anche attraverso la bellezza della poesia, delle arti, eccetera. Quindi anche questo è molto bello. E anche, sappiamo che Claudio Tolomeo, cioè abbiamo Claudio Tolomei e poi Claudio Tolomeo. Claudio Tolomeo è stato un grande scienziato greco astronomo, e quindi Claudio Tolomei, che praticamente è omonimo, cioè lo stesso nome, quasi uguale, invece era Claudio Tolomei il nostro. E quindi a lui piaceva anche fare questa somiglianza con questo astronomo. Ovviamente sono anche riferimenti astrologici, perché sappiamo che nel Rinascimento andava molto anche questa scienze o pseudoscienze, come vengono chiamate oggi. E quindi all'inizio, nelle prime edizioni di questa opera, in copertina c'erano praticamente due quadrati, che praticamente il quadrato è un simbolo anche platonico di perfezione, eccetera, con al centro la faccia di Tolomei. Poi Tolomei, siccome non gli piaceva essere al centro, ha proposto un'altra copertina e quindi è stato tolto. Comunque anche per dire a questi rimandi un po' di altre discipline. Adesso per chiudere vi vorrei leggere una di queste poesie per farvi sentire se secondo voi si sente questa metrica quantitativa oppure no. Ovviamente c'è da dire che il Tolomei diceva che noi, l'orecchio volgare, non è più avvezza a queste quantità. Perché lui dice che in volgare le quantità ci sono, ma devono essere ritrovate, devono essere riscoperte, secondo lui. Perché lui praticamente voleva riprendere tutti gli ornamenti della lingua latina, gli ornamenti, le bellezze della lingua latina, tra cui c'era la quantità delle vocali, e le vuole rimettere nella volgare lingua per renderla perfetta. Perché lui voleva che questa lingua fosse al pari della latina o addirittura superiore. Perché se mentre nel certame coronario, cioè in quello che abbiamo detto nel 1440 con l'Alberti e un altro poeta, Araldati, la poesia volgare si latinizzava un po', quindi era come suddita del latino e quindi tendeva a latinizzarsi. Invece, in questa nuova opera del Tolomei e degli altri poeti dell'Accademia della Poesia Nuova, è un po' il volgare che si erge rispetto al latino, ed è il latino che si toscanizza in qualche modo, ok? Quindi lui voleva richiamare tutti questi ornamenti, però diceva: le orecchie volgari non sono più avvezze, questi versi alle prime volte potrebbero sembrare duri, perché non siamo più abituati. Quindi ovviamente io magari se ve le leggo una volta, voi non
non si riuscirà a cogliere questa quantità. Però vorrei sapere se secondo voi c'è questa quantità e se c'è qualche esperto di fonetica linguistica, se è veramente possibile questo esperimento del Tolomei o se secondo voi è un po' una cavolata o non funziona, eccetera. Adesso, quindi per chiudere, vi leggo questa poesia scritta proprio da Claudio Tolomei nella conclusione. L'opera, non ve l'ho detto, si chiama Versi e Tregole della poesia toscana. Comunque adesso l'ho vista e quindi è quella, se siete interessati. Allora, Versi di Messer Claudio Tolomei. Ovviamente era dedicata, vabbè, a questo messer Alessandro Marzi. Adesso io ve la leggo tutta di fila e poi magari la spiego anche un po'. Però vediamo prima se si sente questa cosa. Dell'esametro, è scritta in distico elegiaco, scusate, l'ultima cosa. Il distico elegiaco è una forma metrica che veniva utilizzata in antichità perché la maggior parte di questi componimenti ricopia il distico elegiaco. Perché lui praticamente il distico elegiaco è quello che si utilizzava per l'elegia, quindi per le poesie d'amore o pastorali, insomma, materie un po' più basse. Invece per l'epica veniva utilizzato più l'esametro. Perché lui dice: si parte dalle cose basse per arrivare alle alte. Ovviamente, dato che era appena l'inizio di questo nuovo tipo di poesia quantitativa, lui partiva dalle cose basse, cioè dalle elegie, amori, pastori, eccetera. L'esametro è utilizzato ma molto poco. Il distico elegiaco è formato da un esametro e da un pentametro. È quello che, per esempio, utilizza Properzio, Tibullo, pensa anche Catullo, eccetera. Ok, quindi adesso leggiamo. Questa novella via, che fuor dell'altro cammino, per si dritta riga girsene, alesso, vedi, ella per antico sentier, per ruvido calle, al puro fonte sacro, al sacro monte Mena, prima aspra, ma dolce poi, dolcissima quando, in cima del colle sì duro giunto sei, sonvi odorati fiori, puro cielo e mente serena, che sola, senza altro vita beata dona. Già, per questo giro molti di greca favella, e per questo giro molti latini giro, quindi alla fama loro vive fresca e chiara risuona, e più sempre mai bella ed aperta fia. Ma, come prima meno, quei spiriti vennero, non più, da belle orme, pari viddesi trita mai, onde in corto volo, foltissima e terma divenne, e spine e sterpi chiusero questa via. Né si chiaro mai, né franco ingegno trovossi, che con le piante sue, queste salisse poi, benché picciole ale, come uccel ch'or fugge di nido, qualcun di spina in spina volando gia, ma sì pochi furon che sormontassero in alto, che rari d'appresso videro l'alta cima, altri negli spessi dumi caddero i tispide vepri, altri pure al primo corso salendo cade. Venne una schiera poi di Provenza ed un'altra dei Toschi, ch'al vago colle sale, ch'al sacro monte vola. E, come chiuso l'oro per innanzi il varco trovaro, torselo per l'altro qua dalla manca mano, onde or tanti vedi cantando e tanti salendo, e con chiara voci tanti sonando gire. Né fu spirito d'uno che in quest'altiero viaggio l'aspra richiusa via pur rimirasse mai. Eccomi con forze bassissime e t'alto desio, più d'altro ardito mostrami, saggio meno. Eccomi, con vecchio pensier, con nuova fatica, v'allargo il chiuso varco, ve l'apro rio. Indi per alto giogo, per aperto sovente vi chiamo, ecco la vecchia via, ecco la bella via. Deh, se Calliope, se dolce si porga Talia, col vago sentiero tutti venite voi, andianne al monte, voltianci al dritto camino. Questo per antiche forme i poeti mena, là dove Virgilio vederem varcato e Tomero, l'ave Tibullo già, l'ave già Callimaco, e mille altri poi, pien d'alto ingegno e onore, a cui le tempie sacre cinge corona pari. Tu, le cui labbra furon nel fonte d'Icona lavate, quando la bella Crio porse ti latte puro, vien alla dritta via, vien per la strada novella, vienne ora lesso meco, vientrene lesso meco. Allora, cosa c'è scritto in questa poesia? Praticamente, io ve lo spiego molto velocemente, sta rivendicando la sua scoperta. E praticamente cosa dice? Questa novella via è la nuova via della metrica quantitativa, che fuori dell'altro cammino, cioè fuori dal cammino della metrica volgare, per si dritta riga gesine, Alesso vedi, quindi la dedica Alesso, che questo è suo amico,
Ella per antico sentiero, il vecchio sentiero della poesia classica, per ruvido calle, al puro fonte sacro, al sacro monte Mena. Cioè, l'antico sentiero è anche il ruvido calle, perché è una via faticosa che conduce al monte sacro, al monte, probabilmente il Parnaso, il monte della poesia, quello della metrica classica. Prima aspra, ma dolce poi, dolcissima quando in cima al colle si dura giunto sei. Prima è difficile, ma poi diventa dolce quando sei arrivata in cima al colle. Son vi odorati fiori, puro cielo sereno e mente serena, che sola senza altro vita beata dona. Già per questo giro, giro molti di greca fabella. Molti già andarono per questa strada, molti che parlavano il greco. E per questo molti latini giro, andarono molti che parlavano il latino. Quindi la fama lor vive fresca e chiara risuona. Quindi questi sono ancora famosi. E più sempre mai bella ed aperta fia. Ma, come prima meno quei spiriti vennero, non più de belle orme pari vi desiderita mai. Ma come questi sono spariti, è passato il loro tempo, questa via pare che non sia stata più percorsa, la via della mitica quantitativa. Onde in corto volo, foltissima e terma divenne, spine e sterpi chiusero questa via. Dove, quindi in poco tempo questa via è stata ripresa dalla natura, dalle spine, dalle sterpi, eccetera. Né si chiaro mai, né franco ingegno trovosti che con le piante sua questa salisse. Poi non c'è stato più nessun ingegno che ha ripercorso questa via. Ben con piccole ali, come uccel cor fugge di nido, qualcun di spina e spina volando gia. Ma su pochi furono che sormontassero in alto, che rari d'appresso videro l'alta cima. Qualcuno come un uccello appena uscito dal nido tentò di andare, ma nessuno riuscì ad arrivare in cima. Altri negli spessi dumi caddero di ispide e vepri, altri pure al primo corso salendo cadde. Alcuni caddero tra le spine, altri subito rinunciarono, eccetera. Venne una schiera poi di Provenza e un'altra di Tosca. Qua ripartiamo all'inizio della storia della nostra metrica, con la Provenza, cioè i trovatori francesi, i provenzali, e poi i Toschi, cioè i poeti toscani, quelli dell'inizio del 200. Calvago colle sacre, che al sacro monte vola. E come chiuso là loro per innanzi il barco trovaro, torsero per l'altra quadra la manca mano, onde or tanti vedi cantando e tanti salendo, e con chiara voce tanti sonandi gire. Quindi questi poeti, trovando la via chiusa della metrica classica, percorsero un'altra via, quella della rima, quella del vendicasillabo, eccetera. E ne fu spirto d'uno che in questo altiero viaggio l'aspra richiusa via pur rimirasse mai. E poi ecco che si presenta. Eccomi, con forze bassissime ed alto desio. Quindi eccomi con forze bassissime, perché io da solo non posso fare tutto questo, ma con alto desio di riportare questa poesia. Più da altri ardito mostrami, saggio meno. Sono più ardito di altri, saggio meno. Perché è meno saggio, c'è una via che sicuramente sarà criticato. Infatti lui dice anche il martirio, perché sa che questi poeti che provano questa via saranno criticati dai poeti tradizionali che diranno ma cos'è questa roba qua? E lui anche criticava un po' quelli che copiavano troppo i versi classici, perché dicono ormai tutti fanno questi versi, è diventato troppo diffuso, fa le canzonette. Invece voleva una poesia più dotta, anche più elitaria probabilmente. Eccomi con vecchio pensiero, il vecchio pensiero dei latini e dei greci, con nuova fatica va al largo il chiuso varco, quindi riapre la via lui. Ve l'apro io, indi per alto gioco, per aperto sovente vi chiamo. Ecco la vecchia via, ecco la bella via. Col vago sentiero tutti venite voi, andianne al monte, voltianci al dritto cammino. Questo per antiche forme poeti Omena, dove c'è Virgilio, dove c'è Omero, dove c'è Tibullo, dove c'è Callimaco, e mille altri poi pien d'alto ingegno e onore, a cui le tempie sacre cinge corona pari. E poi dice ad Alessio, vieni con me in questa via. Bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. E niente, con questo abbiamo chiuso. Vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!